Quindi prima di tutto accoglierlo e non esaurire ed esaudire qualsiasi richiesta del paziente, perché saremmo dei cattivi medici se il paziente ci vuole portare in un territorio che non è salutare per lui. Questo, diciamo, è la prima regola che noi abbiamo, che credo tutti i professionisti che abbiano a che fare con l'animo umano devono avere, tipo gli avvocati. Noi abbiamo a che fare con la psiche, con l'anima delle persone. Noi curiamo la vita in senso fisico del termine, gli avvocati curano la salute, perché se una persona perde la libertà va incontro a una serie infinita di patologie. Detto questo, oggi il nostro obiettivo è puntato sul focus della dieta, dell'obesità, dei disturbi dell'alimentazione o della nutrizione, perché c'è una grande differenza tra alimentazione e nutrizione. L'alimentazione è quello come mangiamo, la nutrizione è quello che ci nutre effettivamente, le cose che fanno bene. Allora, se noi puntiamo, questa qui è ferma, ma io vado un po' a ruota libera perché nel compendio delle diapositive successive che poi spiegheranno quello che dico. Se una persona viene da noi perché vuole dimagrire, è uno dei casi, sono i casi più frequenti, perché è difficile che venga da noi perché vuole ingrassare. Ci sono questi casi, ma sono molto rari rispetto alle richieste che noi abbiamo di persone che vogliono dimagrire. Siamo esperti in diverse tecniche per il dimagrimento, dalla terapia aminocitica, alla restrizione alimentare di altro tipo, al movimento, eccetera. Però sappiamo che dopo un certo periodo, dove vengono ottenuti i risultati che il paziente vuole ottenere, il medico pure, dopo un po' ingrassa di più. E questa è la disperazione proprio del medico e del paziente, perché a un certo punto molla i freni, dice vado come vado perché non ce la faccio. Ma perché non ce la fa? Perché alla base c'è un disturbo relazionale, un disturbo che affonda le radici molto lontane, ai tempi non solo della prima infanzia, ma addirittura dello stato prenatale. Io, sapete che nasco pediatra neonatologa, ho fatto oltre 30 anni di ospedale in pediatria e neonatologia e nasco anche psicoterapeuta esperta in problematiche familiari e relazionali, quindi diciamo dal basso della mia preparazione, perché non si finisce mai di imparare, posso affrontare queste problematiche perché sono quelle che, insomma, che maneggio costantemente. Allora, bisogna andare molto lontano da dove affondano le radici di una crescita malata. E bisogna scoprire il romanzo familiare di ognuno di noi. Perché nella stessa famiglia, dalla stessa famiglia, possono nascere, che dico, 5 figli, ognuno ha una storia personale completamente diversa. Perché ognuno, benché nasca dallo stesso padre, dalla stessa madre, dallo stesso ambiente familiare, nasce in un momento storico preciso che congela la vita della madre in quel determinato momento. Quindi può concepire un figlio in un momento di grande felicità col suo compagno, col marito, quello che sia, e quindi questo figlio è amato e accolto, può avere questo figlio in un momento in cui è malato, ha subito un lutto, è in crisi col marito, fa questo figlio. Perché parlo della madre? Perché la madre è quella che comunque sia, è quella che accoglie e accudisce il bambino e lo porta in grembo. Quindi è una figura centrale. Pertanto, a seconda della storia personale della famiglia, della coppia che fa questo figlio, il figlio erediterà un suo percorso personale che lo potrà portare verso una vita creativa o verso una vita distruttiva. Perché se non è accolto, se non è amato, se in quel momento la madre non lo vuole perché è nato da una violenza, da un momento in cui il marito la tradisce, cioè sono tante le ragioni, no? Questo figlio comunque è visto male e non è accolto dalla madre, sebbene lei non se ne renda conto. E allora ci sono anche nell'ambito degli stessi figli, c'è quel figlio che alla madre è simpatico e quel figlio che alla madre è antipatico. È difficile accettare questa realtà, ma è una realtà suffragata da dati scientifici. Perché questo? Perché un figlio può assomigliare, che posso dire, a una persona che ti sta antipatica, che ti ha fatto del male, a un cognato, una sorella, un fratello, quindi tu assembli questo bambino a quella figura, quindi fai un tutt'uno e quello ha un modo di fare, che posso dire, io sono una persona tranquilla o perlomeno timida, quel bambino è sfacciato, secondo me è sfrontato, mi sta antipatico, l'altro figlio è come me, io lo accolgo e automaticamente queste differenze di comportamento, di accoglienza o non accoglienza portano poi
ha uno sviluppo diverso. Parto da molto lontano, ma è da qui che bisogna un attimo cominciare a capire e a focalizzare. Quindi dobbiamo andare a scoprire quali siano le emozioni che hanno caratterizzato la nostra primissima infanzia, se eravamo dei bambini felici, bambini capiti e compresi, perché i bambini non sono quasi mai capiti, i bambini sono un bene aggiunto, o la casa, la madre e i bambini. Diciamo, ma sai, tu non hai figli, allora tu non capisci, no, non è vero, non è così, appunto, perché significa che avere un figlio, avere la macchina bella, avere il cane, eccetera, fai parte di uno status sociale, poi da un calcio tutto quanto, non importa, però tu sei madre. Io nella mia attività peritale, di medico perito per il Tribunale di Roma, nell'ambito di separazioni, divorzi e affidi, ho visto molti più padri idonei a crescere un figlio che la madre. Perché la madre spesso ha una conflittualità con la propria madre, finché tu non superi la conflittualità con la propria madre, tu non accetterai quel figlio, per il padre è diverso. E qui c'è un capitolo che io non posso affrontare in questo momento. Pertanto è importante conoscere queste dinamiche. Guardate lo sguardo di questi dipinti, delle donne di questi dipinti, ho voluto portare dei dipinti. È molto importante lo sguardo che la madre ha verso il proprio figlio, appena nato, successivamente dopo. La madre che aggancia, si chiama così in termini psicoanalitici, la madre che aggancia lo sguardo del bambino è una madre che ha accolto il bambino, che ha preso su di sé il bambino. È molto importante, ci sono molte persone che hanno paura dello sguardo e sfuggono lo sguardo. Questo, stiamo molto attenti, è un sintomo di psicopatologia, forte e grave psicopatologia. Le persone che non guardano negli occhi hanno delle problematiche, non dico che sono dei killer. Non è che sono dei killer, però hanno delle problematicità molto importanti che bisogna tenere in considerazione, perché è la paura del confronto, è la paura di scoprire attraverso lo sguardo quello che c'è dietro. Spesso dietro c'è un vissuto molto conflittuale e molto forte, molto violento a volte. Come bisogna stare attenti alla comunicazione non verbale? Nella comunicazione non verbale le persone che stanno con le mani così sa significare, secondo le... Che hai detto con le mani così? Per esempio, bisogna stare molto attenti anche alla postura di chi ti sta di fronte. Sì, per esempio, le persone che stanno in genere con le mani così o con le mani in tasca sono le persone che non fanno vedere le mani. Infatti, le mani, sì. Le mani sono quelle che danno, che accolgono, ma che rubano. Possono rubare, possono fare atti impuri. Quindi inconsciamente, istintivamente tu nascondi le mani. Ora non è che voglio dire che sia la legge. No, la maggioranza che ho visto io sulle fotografie così. Non voglio dire, ma è anche un atto impositivo di potere, no? Di potere. Però anche chi esercita un grosso potere è tanto normale, non è? Lasciate stare me che vi dico che è ora di rientrare in classe. però è molto importante leggere queste cose. Come anche la persona che ti dà la mano e guarda dall'altra parte, attento, c'è una persona piacere, poi non si diceva piacere, però dicono piacere, mentre loro si guardano di là, tu prendi su un pugno, perché tu non mi stai vedendo, non mi stai guardando, che cosa fai? Perché mi dai sta mano? Ho una mano molliccia, no? Queste sono tutte comunicazioni non verbali molto, molto importanti, e arriveremo anche al discorso dell'alimentazione. Però è importante conoscere, per esempio, guardate questa che tenerezza che ha questa madre verso il proprio figlio, lo sguardo nello sguardo. Questa è lo sguardo nello sguardo, è uno sguardo materno vero. E stranamente, guardate un po', è dipinta una persona, diciamo, semplice. Guardate il secondo dipinto, se non mi ricordo chi era lo scritto, non so. Questa nobildonna, guardate la postura di questa bambina, ognuno guarda per quanto, quella la donna ha uno sguardo perso, triste, lontano, da un'altra parte. Mm-hmm. Questa bambina è una bambina persa, tenuta dalla mano e inanellata, per una bambina che sta là, che è aggrappata alle ginocchia della madre. Ma non è un rapporto di comprensione, di ascolto. Quella è Tamara Delempica, una grandissima artista dei primi del Novecento, che era una donna molto conflittuale, molto particolare, una donna molto moderna, molto trasgressiva. E se guardate quell'immagine, è un'immagine in un qualche modo un po' aggressiva. Guardate le dita, no, le dita sono a mo' di artigli.
guarda lo sguardo. No, questa è la questa è bellissima. Van quella va bene. Questa è Van Gogh. Van Gogh era una persona. Certo. Sì, però guarda, è bella, sì, però c'è un mondo dietro questa immagine. Questa è la donna che attende l'uomo e il marito viene dal mare, che è andato in mare, quindi non sa se il marito torna o no. Questa è una donna in lutto, è una donna in lutto, una donna presa da altre preoccupazioni. Il figlio sta quasi per cadere dalla... non è contenuto. Il figlio è su questo grembo che sta quasi per scivolare. Lei ha lo sguardo da un'altra parte, il bambino da un'altra parte. Questo è un bambino che avrà delle patologie. Ma quante donne noi vediamo così, prese da preoccupazioni, da problematiche personali, familiari? Questo è molto importante. Quindi questi bambini hanno ognuno un destino diverso. Non mi cammina qua, più oh. Com'è? E questo? No, qua. Gianni, aiuto. Mi avanti in go? No. Si funiva. Che c'è qua? Non mi dire. Te lo posso girare io? Sì, magari. Dai. Forse adesso ci siamo. Forse non dall'altro. È vuota. Non mi vuota. Vieni. Vuota. Non può essere vuota, ci sono tutte le positive che dici. Così. Gira con questa va. Ok, dai. No, giri tu? Giri. No, faccio io. Questa è davanti. Sì. Davanti e dietro. Sì, sì, okay. Sì. Allora, questa è una grandissima, io vi ho portato qui una delle tantissime psicanalisti infantili, lei è una grandissima Melanie Klein. Leggete questo, cosa dice Melanie Klein tra i suoi scritti. Il rapporto del bambino con il suo primo oggetto, la madre, il primo oggetto del bambino è la madre, un oggetto per il bambino la madre, e quello con il cibo sono sin dal principio intimamente interconnessi. Quindi madre, cibo. E questa è una diapositiva molto importante. Il cibo come risposta per ogni malessere del bambino. Ogni quando il bambino manifesta un malessere, la madre, ci sono delle madri che gli dicono il biscottino, il ciucciotto. E quindi il bambino sa che quando ha un bisogno, una necessità, non viene ascoltato, perché una madre equilibrata, matura, anche se c'ha 15 anni, ma ti è cresciuta bene, è una catena che non finisce mai. Il discorso delle madri, figlio, madre, figlio, è una catena che tu interrompi in una malattia solo con la psicoterapia e la psicanalisi. A un certo punto, se puoi interrompere una catena malata, a un certo punto una di queste deve avere la consapevolezza, io devo interrompere questo meccanismo di trasmissione sbagliata. E allora, se un bambino invece piange, ha un problema, che per lui è un problema importante, gli hanno rubato il giocattolo, che è caduto, vuole più presenza in casa, ha paura, insomma, se anziché avere la madre che si siede con lui e cerca di entrare in sintonia col bambino, che deve entrare in sintonia col bambino, gli dà il biscotto e dice scusa, c'ho da fare, questo bambino cresce col discorso che la consolazione è il mangiare, quindi si cristallizza questa modalità e quindi è diventato un bambino obeso. Che gli vuoi dare? Quali buste di proteine? Quale cipolle di tropea gli vuoi dare? Non c'è niente da fare. Vedi, se quando il lattante piange la mamma gli infila il ciuccio in bocca o il seno o il biberon e più in là nella fanciullezza avanzata lo consola le merendine, le patatine, la TV, anziché con l'accogliamento amorevole e comprensione dei suoi disagi, si instaura un circolo vizioso, consolazione uguale cibo. Così che da adulto, non avendo visto riconosciuto dal bambino il suo bisogno di essere ascoltato, si consola mangiando con il cibo spazzatura, perché così trova consolazione. Secondo la British Medical Association, stiamo allevando una generazione di bambini su cui pende il pericolo di malattie croniche nel lungo termine. Ecco una interessante campagna pubblicitaria svizzera. Noi vi ricordate, deve finire tutto, non si facevano le piatte, maleducazione, cattiva educazione. Cioè, Torellano, deve mangiare il gozzavo con pollo, no? Cioè, se no era maleducazione. Questa campagna dice, se non ho più fame, non sono obbligato a finire tutto. Certo. In controtendenza alle regole educative finora vigenti. Ma se mettete il piatto, il bambino non ha la
Ma sai, il meno e il troppo è sempre un fatto soggettivo. Tu puoi mettere anche meno, ma se lui ancora voglia di meno, poi devi vedere perché meno se c'è carenza di ferro, se c'è, cioè, voglio dire, poi quando entriamo in una situazione di limite estremo vai a controllare. Però non ti devi incozzare con un cappone a Natale. Allora, adesso vediamo la classificazione dei disturbi nella prima e seconda infanzia sull'alimentazione. Allora, l'alimentazione appare essere una funzione di un complesso sistema interattivo. Con questo sistema interattivo si equilibra attraverso meccanismi di reciproca sintonizzazione affettiva tra madre e bambino e tra i ritmi di entrambi, cioè devono entrare in sintonia i ritmi del madre e figlio. Se dici mamma, come... no, adesso ho da fare, no, adesso aspetta un attimo, aspetta un attimo, non ti chiamo più, perché è così che funziona. Il bambino che piange va capito. È sbagliatissimo e ancora impera questo luogo comune che il bambino deve piangere fino a che non si stanca. No, perché il bambino non piangerà più, come da adulto tu non farai più richieste di essere ascoltato perché ti rassegni. È una forma di rassegnazione, non di comprensione, è diverso. Allora, io ti faccio una richiesta, una, due, tu non me la ascolti, non te ne faccio più la richiesta, mi consolo ma giusto da solo. E però non ho da quella persona la risposta consolatoria. Invece se c'è sintonia fra madre e figlio, non c'è bisogno che io pianga due giorni e tre notti di seguito. No. Certo. Tu mi capisci. E se non mi capisci cerchi di capire che piango, allora ancora avrò una patologia. Avrò nel neonato che ti posso dire, avrò un equivalente convulsivo. Certo. Cioè, devo cercare di capire, ma piangere non è normale. Più di 5 minuti che cadi e ti fai male. Vedi, il buon comportamento alimentare del bambino viene considerato l'esito di una riuscita integrazione nel corso del loro sviluppo e all'interno della relazione. Quindi un bambino che mangia bene significa che comunque, questo è un indicatore importante, ce lo dobbiamo mettere in testa. Il primo segno, il primo sintomo di malessere del bambino è legato al cibo, il rifiuto del cibo, oppure prendere il cibo da un'altra persona e non dalla madre. Succede molto frequentemente, il bambino mangia all'asilo ma non mangia a casa. Perché? E c'è un perché, perché ha un cattivo rapporto con la madre, con la famiglia, con l'entourage. Certo. Loro, in inglese ragazzi di risparmio, salto, propongono questi Bryant, Vaughan, di riferirsi a disturbi alimentari nell'infanzia come disturbi di relazione, cioè nel bambino non mangia perché c'è un disturbo relazionale, nell'adulto c'è invece un disordine alimentare che ha a che fare con la dimensione individuale. Io sono adulta, a questo punto sono io che decido cosa, come, quanto, sbagliando, però è una dimensione individuale. Da bambino è una relazione alterata. Vabbè. Qui abbiamo ancora altri autori che sottolineano la correlazione tra alimentazione selettiva nella prima infanzia e anoressia nervosa in adolescenza. Mentre la pica, chi di voi sa che cos'è la pica? La pica. Una volta lo sapevo. Chi di voi sa che cos'è la pica? E ve lo dico io. La pica nei fatti è la ganza ladra. Ah, ok. In termini riferiti, la metafora nel campo medico è che ci sono bambini, ma anche adulti, che mangiano pezzi di muro, chiodi, sabbia, okay. Come okay. Le ganze mangiano qualsiasi cosa, viene chiamato sindrome della pica. Ah, ok. E sono legati a un disturbo nervoso molto importante. Ecco qui, la pica, un termine scientifico della pica, di assoso, eccetera, ed è anche considerato nel DSM-4, cioè nelle sindrome, adesso nel quinto, nel DSM-5, non è più considerato tra le sindrome psichiatriche, però è un disturbo di tipo psichiatrico. A parte i bambini sotto i due anni, non hanno consapevolezza, quindi possono mangiare quello che gli capita, però sopra i due anni no. Allora, se tu vedi un bambino che si mangia la carta, che si mangia la buccia, la sabbia, il vetro, spesso per esempio, lo sapete che chi si mangia il calcinaccio, il suo corpo sa che è carente di calcio, ha bisogno di calcio, il suo corpo istintivamente mangia sì, il sgretola, il
Però comunque sì, come ma nei paesi terzomondo non c'è. Eh sì, perché devo fare. Sì, sì, sì. Allora, devo fare un nuovo. Secondo i criteri del DSM, no? Che è, diciamo, la Bibbia che codifica le entità nosognomiche della psichiatria, la Bibbia, cioè tu in medicina legale, in tribunale, giusto? Vai a riferire secondo il DSM, perché ha una valenza scientifica. Se questa pratica non fa parte di un'etnia particolare, che posso dire, quelli del Tanka Tokotongo mangiano quello, vabbè, quella è una cosa culturale, culturale, ma da noi non è così. Quindi se ci sono delle pratiche etniche, culturali di un paese X dove per essere iniziati bisogna mangiare la caccia, quella è un'altra storia, non è una patologia ma è una questione culturale, altrimenti è una grossa patologia, rappresenta un disturbo mentale. E in genere viene diagnosticato quando uno se viene arriva al pronto soccorso perché c'è un chiodo in pancia, si è mangiato un chiodo, oppure un pezzo di vetro. E allora così poi. In genere appare associato alla povertà, all'abbandono o a mancanza di controllo da parte dei genitori. E va in remissione tendenzialmente dopo alcuni mesi. Per esempio, tanti genitori tossicodipendenti, no? Che non si possono occupare dei figli. Ah no, i figli sono abbandonati, sono bambini ad altissimo rischio. Un altro disturbo alimentare elevato al caregiver, cioè al discorso dell'accoglimento, sempre care, non accoglimento da parte di chi se lo deve accogliere. E si tratta della tipologia più frequente riscontrata, ma anche quella sulla quale risulta più facile intervenire con risultati positivi. Guardate questa immagine. Cioè, questo è un bambino lasciato a sé stante e a se stesso. La donna è da un'altra parte, anzi, lo guarda quasi con ostilità, per dire: questo mi rovina la vita. Lo sta per buttare dalla finestra. Eh? Lo sta per buttare dalla finestra. E uno si potrebbe buttare il figlio dalla finestra, sì. Quanti ne vediamo? Io ne ho visti tanti in ospedale, tantissimi, tantissimi. E si caratterizza per una mancanza di reciprocità sociale tra la madre e il bambino durante l'interazione alimentare. Cioè quando la mamma gli dà da mangiare, la madre sta da un'altra parte, cioè, dai, spiccia, fila in bocca il bicchiere, quello vomita, gli sputa addosso, cioè da lì nasce un circuito pazzesco. Tutto questo ha a che fare con le diete, cioè con la dieta che noi dovremmo fare alle persone che vengono da noi. Se noi abbiamo in mente tutto questo, diciamo, amica, col termine giusto, fatto curare, chiaramente se siamo in grado lo facciamo noi. Cioè, quelli che vengono definiti clienti clandestini dello psicoterapeuta, no? Cioè, non è necessario essere psicoterapeuta, perché ci sono alcuni psicoterapeuti che sono una schifezza. Ci sono altri medici che non hanno fatto la specializzazione, ma che hanno avuto una buonissima accoglienza infantile successiva, quindi sono in grado di accogliere il paziente, indipendentemente da avere una specializzazione o un diploma. Quindi naturalmente sono portate a accogliere il paziente, naturalmente se hanno le basi per capire che esistono queste realtà e riescono piano piano a non farle sentire in colpa perché non riescono a dimagrire con una dieta, perché quella si è schiacciata tra la sua inadeguatezza, la sua problematicità, il fatto che non riesce a andare, cioè loro sono una schifezza proprio, perché già questi hanno autostima zero, più non riescono a portare avanti, tu dici ma tu sei bravo, dai, ti devi fare, cioè oltre ad avere avuto una malcura da bambino, una deficit di assistenza e di amore, in più c'è il medico che gli dice, lo frusta, e tu capisci niente, non sa, ma che, così facile? No, non è facile affatto. Vedi, spesso se il bambino viene nutrito da una persona diversa dal suo naturale caregiver, riprende a mangiare, a testimonianza del carattere relazionale della problematica. Il mangiare è una relazione. Ecco perché è importante quando si pranza, a qualsiasi età della vita, non bisogna avere il cellulare in mano e la televisione accesa, mai. Quello spazio è uno spazio sacro, uno spazio della convivialità. Lo fai durare 10 minuti, lo fai durare 15 minuti, un'ora, i tempi nostri sono molto convulsi, ma quello spazio, mangi una volta al giorno, ma quello spazio è sacro, perché è lo spazio della relazione. Quando noi vediamo che uno mangia di qua, l'altro magari risponde al telefono, se legge il giornale, non c'è relazione, lì non c'è relazione. C'è convivenza, no? Si convive, ma non c'è relazione.
Abbiamo quasi finito, così. Anoressia nervosa e bulimia. Il DSM sempre considera l'anoressia e la bulimia come disturbi caratteristici dell'età dell'adolescenza e dell'età adulta. Alcuni autori pensano che questi disturbi possano comparire anche prima dei 14 anni, nella fase di transizione tra l'adolescenza e tra l'infanzia e l'adolescenza. Normalmente sono dell'età adulta, però possono anche verificarsi intorno ai 14 anni. L'anoressia nervosa nei ragazzi si caratterizza per perdita di peso dovuta al rifiuto di alimentazione, vomito o indotto, eccessivo esercizio fisico. Quante persone noi vediamo che vanno 5 volte a settimana in palestra, o si scannano, si ammazzano correndo sulla spiaggia che tornano di uno straccio? E poi si è visto che l'attività sportiva esagerata scarica un'incredibile quantità di radicali liberi ed aging, invecchia. Cioè ora si vede, non si deve fare più quell'attività in cui tu sudi, più sei sano, più sudi, più puzzi. Devi fare, ora proprio se ormai da alcuni anni a questa parte, il movimento, lo sport deve essere soave, umano, non devi stressare il corpo perché produci tanti radicali liberi che ti portano invecchiamento. Quindi che cosa? Cioè quel footing di una volta che tornavi a casa a bisogno di due flebo, no? Cioè, quello fa male. C'è un'eccessiva, c'è una distorsione. Ah, quando vengono da noi dismorfofobici, no? Voglio questo, dice, ma tu stai bene. No, io voglio dimagrire. Dice, ma questa sta perfetta. Perché hanno una visione di sé distorta. Quindi se te non gli dai la dieta per dimagrire, ma quelle sono già magre, quelli dicono tu sei un cattivo medico, parlano male di te, cioè, tu però non puoi nuocere. Prima cosa non nuocere, diceva Ippocrate. Quindi noi non dobbiamo dare, però cerchiamo di accoglierli. Come dicevo prima a tavola, è famosa la sindrome di Recklinghausen, di Munchausen, di Munchausen, il barone rosso bugiardo, no? Ed è ormai da anni codificata una nostra entità nosologica, la sindrome di Munchausen e di Munchausen per procura. Per procura è, cioè intanto è, cos'è? È inventarsi delle patologie, convinti di averli, inconsapevolmente, perché consapevolmente loro sono convinti di avere una malattia e vanno dal medico. Il medico gli dice, più delle volte, quanto accade da noi, moltissime volte, più delle volte il medico dice, ma no, guarda signora, io non ho niente, signora, io non ho niente, no, tu non capisci niente. Ma perché loro hanno un disagio da un'altra parte, non lo riconoscono neanche a se stessi, quale è il disagio, da dove vanno, da chi per loro, ed è giusto che sia così, è il medico che si deve prendere cura e carico del malessere, del malore, del disagio, del dolore della persona. Se te non lo capisci, arrivano anche a denunciarti. Quanti casi ho visto in tribunale di gente che denuncia di malpractice e che non esiste, perché quel medico gli ha dato una rispostaccia, sbagliando. E tutta la rabbia che hanno verso se stessi e verso la loro famiglia la scaricano sul medico, perché non hanno la consapevolezza e il coraggio, che nasce dall'inconsapevolezza, di prendersela con i veri autori del misfatto, che è la famiglia, e se la pigliano con il medico. Noi siamo al primo posto delle denunce, ci sono anche studi legali che incitano, vieni da me che tu non paghi niente, poi quando il pollo paga l'assicurazione noi ci prendiamo i soldi da lì, perché c'è proprio un volere scaricare la responsabilità sul medico. Se il medico conosce queste cose e sa che quella è dismorfofobica o fobico, quindi dice di avere un disturbo che obiettivamente, oggettivamente non ha, ma te lo porta, tu dici sì, ok, è vero, e prendi tempo, la fai, gli dai un placebo, gli fai fare, che ne so, una mesoterapia placebo, non è necessario che tu non gli faccia, tu gli devi fare una cura che non faccia male, ma che ti tiene il paziente agganciato lì, e magari se vuole pagare, farlo pagare anche di più, perché per lui pagare un certo significa mi sta prendendo in cura e io guarirò. Se tu lo agganci come lo sguardo del bambino con la madre, tu quel paziente, il medico migliore è quello che riesce a tenere il paziente più difficile.
Poi certo, oltre a un certo limite, è che ti può succedere, ci sono la portellaccia, non fai per me. Anche questo è. E un'altra volta, Giannino. Mica, come stai? Vedi? Il pulsante è sbagliato per me. No, io non sbaglio niente. Dai, dai, faccio io. Perfetto, l'abbiamo quasi fatto, dai. E interessa questo argomento? Sì, per me è il mio pane quotidiano questo argomento. No, questo è per un pulsante diverso. Aspetta. Senti, vado là, zan. Vado in giro là. Aspetta. Qui l'abbiamo fatto. Non va più. Che ci sta oltre? Sotto, vai sotto, vai giù, vediamo. No, questo non lo fai con questo. Vado con questo? Vado? Sì. E qual è questa freccetta qua? Le ha dato? Sì. Ancora? No, 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 questo. Questo. Non abbiamo fatto questo, più o meno, abbiamo già parlato. Allora, scendi sotto. Ma è possibile che non funziona questo modo? Oh, non funziona. Questo è... Abbiamo nel discorso del dismorfofobico, della consapevolezza, della non consapevolezza di come si è. Questo. Sì, ma riesci a andare in giù? Ecco, dai. Te lo giro io, dai. Allora, va bene, qui, dai. Allora, hanno il terrore di diventare grassi, quindi vabbè, va avanti, abbiamo già detto questo, lo sappiamo. Va bene? Voi prima. Quella prima, poi c'è quando non riescono a viaggiare per il timore. Spesso i bambini dicono mal di pancia, mi fa paura, perché hanno una tale paura di diventare grassi, di diventare brutti, di non essere accettati, perché il messaggio passa attraverso i mass media, attraverso la televisione, è bello, che a questo punto loro sono terrorizzati di non essere accettati per il loro aspetto, Quindi... si inventano che hanno mal di pancia, voglio dire, è una realtà molto complessa e variegata. Prego. Io che sono abituata a controllare tutto, il fatto che... Guarda, tu premi il pulsante grosso qua, non devi premere questo, soltanto qui devi premere. Se tu vai su questo, blocchi tutto. Dovevo andare? Avanti o dietro? Okay. No, io sono una sindrome controllata. Comando Bronte, mi chiami qui? No, questo non è Bronte, c'è una vista d'acqua, non sono operata. Sto a posto. Allora, bulimia, quando si mangia troppo, queste cose le sappiamo, così. Allora, questo saltiamo. La cosa importante che vi volevo far passare il messaggio è questo iniziale, così. Il cibo e l'iperalimentazione sono strumenti offensivi di autoaggressione o di punizione. Quindi, ecco, arrivata al fatto che questi bambini che non sono stati accettati, che non sono stati visti, che non sono stati amati, si puniscono, si autopuniscono perché non pensano, ma sentono, perché il pensiero presuppone una logica, un pensiero razionale. Noi non siamo fatti per la razionalità, noi siamo fatti per la passione, noi siamo esseri appassionati, passionali, emozionali e siamo governati dal cervello ancestrale rettiliano, che è quello il più vecchio, perché il cervello razionale, neocorteccia, ha 500 milioni di anni, una cosa proprio nuova. Quindi sì, noi siamo governati degli istinti. Infatti la prima cosa quando ti accade qualcosa, non ragioni, fai. La risposta è a un'aggressione, o la fuga, o l'attacco, o rimani lì paralizzato e ti becchi tutto. Non hai tempo per ragionare, quindi noi siamo istintuali. La ragione presuppone un lungo tirocinio di autocontrollo, ma per avere autocontrollo devi avere un equilibrio, devi essere equilibrato, devi darti il tempo per fermarti e ragionare. Ma spesso i nostri atti sono legati dall'istintualità, quindi un bambino che sente di non essere stato voluto, amato, accolto, compreso e non giudicato, perché se un bambino vuole fare, posso dire figlio di professionisti facciamo, no? E vuole fare lo chef,
ma adesso lo chef è di moda, vuole fare il muratore, metti, perché il suo istinto è quello di toccare le cose. E i genitori lo massacrano, dice no, tu devi fare l'ingegnere, io sono ingegnere, quale ancora tu devi fare il medico. Qua, quanti medici sono medici parenti, figli di medici, perché sono cresciuti. Ah, Paola, se ci va, c'è una corretta. Perché sono a prendere il controllo della mia parte emozionale, la parte rettiliana, basta così. Che io non è che tanto innesco il meccanismo razionale, la porta basta. Eh sì, ma uno da te succede. Grazie amore. Allora, detto questo, dove sta? Allora, un bambino giudicato è un bambino finito. È un bambino, e noi ne stiamo attenti, perché giudichiamo i figli, li giudichiamo, li paralizziamo, li inchiodiamo a un destino che non è il loro. Non è il loro. Noi dobbiamo stare molto attenti quando maneggiamo i bambini. È una cosa fondamentale. Noi abbiamo una cioè, però almeno queste cose le dobbiamo conoscere noi, no? Perché comunque, sì, troppo tardi, è relativo, ma troppo tardi. Però dobbiamo stare attenti a quello che sta succedendo. Quindi se abbiamo una serie di questi bambini grassi, con la patatina, oppure sdrenati, perché escono da scuola, pianoforte, arco, musica, palcarcetto, danza. Bravo. Cioè questa arriva alla fine dell'anno, dalla settimana, non hanno il tempo di sentire le loro emozioni. Noi dobbiamo far sì che noi e loro sentano le emozioni. Quindi quando abbiamo questi bambini che crescono, che diventano adulti e sono una palla e vengono da noi, ma siamo rovinati, che gli vuoi fare? Ma tu che gli vuoi fare? Che gli vuoi fare? Cioè conoscere queste cose è importante, perché noi basta, no signora, lei non è stata attenta perché lei si è presa la mela, si è presa la mela, non si può prendere la mela. Cioè, non solo mi hanno massacrato anche pure questo, ma amici, mi sono mangiato la mela, sono un mostro, non ho salvezza. E ne facciamo di queste cose noi, ma ne facciamo tante. Tante volte i pazienti sbagliano perché forse inconsciamente vogliono vedere se tu sei attento, ci mettono alla prova. Non siete d'accordo? Sì, ma fanno anche di proposito. Di proposito? Sì. Perché ci sono quelli, certo, paranoici. Come no? Con mania di persecuzione. Certo. Cioè, questo medico, ora gli faccio questo trucchetto. Certo. Cioè, è molto frequente. Lavoraggio. E il rapporto con il cibo è ambivalente e fortemente regressivo. L'alimentazione è utilizzata per colmare un vuoto, per nascondersi, per rinforzarsi e per autodistruggersi. Cos'è l'ortoressia? Veniamo al clou. L'ortoressia è stata coniata per la prima volta nel 1997 da uno psichiatra americano. Poi il nostro Don in italiano ha copiato, ha fatto pure il test, ma è americano. Questo si è accorto lui che aveva questo tipo di problematicità, poi se l'è studiata, ha fatto ancora una tabella che vi ho messo dopo, se volete poi ve la scaricate. Allora, indica l'ossessione psicologica per il mangiare sano. Chi soffre di ortoressia è controllato da un vero e proprio fanatismo alimentare. Natura sì, io se non mangio, se non vado a natura sì. Poi magari a natura sì, viene quello della Tunisia e del Marocco con il DTT, no, ti porta la cosa, perché sappiamo quante mistificazioni ci sono, no? E allora tu sei contento, ti intossichi, però muori felice perché hai mangiato sano. Chi soffre di ortoressia è controllato da un vero e proprio fanatismo alimentare, un complesso di superiorità basato sul cibo che lo porta a disprezzare chi non mangia sano. Tu mangi amatriciana, che schifo. Io mangio quinoa, molto schifo. Mangio frumento, mangio, che ti devo dire? Sono in gamba, non mangio carne, sono vegetariano, sono vegano e vegano bio. Ancora qua. Il piacere del caffè, ma da dove viene? Dove? È bio. Cioè, proprio non lo voglio più, perché non è bio il caffè, cioè, questa è una presa per i fondelli, ma è così, quando ne abbiamo. Cioè, io c'ho un'amica che quando viene a cena a casa mia mi prende un colpo. Un colpo proprio, perché faccio frittate con l'uovo biologico. Cos'è che c'è? Questo è biologico, vedi? La frittatina, la zucchina. Sto a posto. La differenza tra ortoressia, bulimia e anoressia. Nell'ortoressia la fissazione è sulla qualità. È bio o non è bio? Nell'anoressia e nella bulimia sulla quantità. Poco o troppo? Qui, organo, sono le cose.
Il paradosso della ortoressia sia l'illusione che tutta la salute dipenda dal cibo. Viene precluso quel benessere portato dalle sane relazioni sociali, perché alla fine mangi da sola, ti metti in un altro e ti mangi il tuo pomodoro biologico, la tua mozzarella biologica, gli altri vanno, si ingozzano, caprese, carbonara, acqua, birra e vino, e poi si porta a mangiare, oppure si porta il mangiarella, no? Che la tristezza è finita. Perché la condivisione si stabilisce sulle differenze sociali, no? È una persona, cosa dicono questi due? È una persona che riempie le giornate mangiando tofu e biscotti di quinoa e si può sentire altrettanto pia di chi ha dedicato la vita a declare senza detto. Cioè, ti piacciono queste diapositive? È stata un'attenta ricerca per portare. Senti, ma da dove vengono queste diapositive? Mi costruisco da me. Che schifo, non sono bio. No, venite a sentire il 18 gennaio, credo che parlo all'Euro, sull'importanza della bellezza. Tu scrivi su quell'affare. Sì. Ma dove? Allora, adesso mi devono mandare la locandina. Ma dove? Dove? All'Euro. Come mai all'Euro? Allora, agli ortoressici il cibo fa paura, hanno un'ossessione patologica per i cibi puri, messo corsivo. Ad oggi non esiste ancora una definizione universalmente accettata né criteri diagnostici formalmente riconosciuti. Si intende per ortoressia nervosa, ON, l'ossessione patologica per cibi puri con conseguenti limitazioni sostanziali nella dieta, perché non fai una dieta bilanciata. Qui ci sono le caratteristiche, no? Secondo Steven Bradman, che fu il primo, lui ha fatto bellissimo test che abbiamo messo qua, Bradman. A coniare il termine, tra i comportamenti tipici presenti vi sono comportamenti ossessivi riguardanti la selezione, la ricerca, la preparazione e il consumo degli alimenti suddivisibili in varie fasi. Spendere più di 3 ore al giorno nel pensare al mangiare. Sentirsi in colpa ogni volta che tu non segui la tabella, sentirsi padrone di se stessi solo se si mangia nel modo corretto, insoddisfazione affettiva e isolamento sociale dovuti alla persistente preoccupazione riguardo al mantenere le regole alimentari autoimposte. Ma perché l'ortoressia è la madre che ti fa sentire inadeguata, la madre che non ti... sempre lì. Puoi sviluppare diverse forme, puoi sviluppare la bulimia, puoi sviluppare. È sempre un'alterazione legata alla. Come uno che sviluppa la schizofrenia, un altro autismo, no? È un discorso di un'alterazione proprio dello sviluppo legato al mangiare, perché il mangiare è il rapporto con la madre che si ingozza, no? Per farti stare zitto, per farti stare tranquillo, la madre che non ti guarda, la madre tu ti consoli nel mangiare, dimmi. Per questo gli uomini iniziano a fare la mamma, per salvare il bambino. Ma guarda che non è io, ma guarda che io ho dato più di un padre da filo per il bambino, non alla madre, ma non per una questione, perché la madre aveva bisogno di stare accolta lei, non poteva accogliere un bambino se lei non era capace per se stessa. Molto spesso, sapete che succede? Che molte coppie si spaccano perché la madre della madre si riprende la figlia. La madre della madre, o la madre più raro del padre, ma più della madre, si riprende la figlia, nel senso che i figli si sposano, maschio e femmina, una volta che hanno la prole, i figli, la suocera, molto spesso i rapporti si rompono per le suocere, perché no, perché diciamo, chiaramente leggiamolo tra le righe, insomma ci sono tante varianti, però non dimentichiamo che non è vero
che la madre della sposa sia infelice quando si separa dalla figlia, ma manco per niente. Ma papà che ha detto? Ma manco per niente. Perché lei ha la sindrome del nido vuoto. Accontentiamo queste suocere. Quindi ha la sindrome del nido vuoto. Quelle donne che non... Magari ci fossero donne realizzate e felici di sé, meglio poco tempo di qualità che tanto tempo inutile. Che tanto tempo. Io ho una paziente, no? Ho una paziente, adesso però non vedo più perché non è possibile, è talmente malata di testa. Questo ha un unico figlio. Lavoravano, marito e moglie sono in pensione, marito e moglie. Questo figlio è cresciuto un mezzo delinquente, prendendo tutto dai genitori, e la madre si colpevolizza perché è stata poco col figlio, poco tempo. Vabbè che lì ci sono tantissime altre sfumature, però ti voglio dire, spesso anche i genitori sono vittime dei figli, però non è che adesso voglio dire che per forza tu, però è importante l'accoglimento alla nascita. Quindi molto spesso nelle separazioni, per la mia esperienza di medico legale nelle separazioni, diciamo che l'80%, e vado per difetto, di persone si separano perché i figli avuti da altri matrimoni fanno da calamita e si devono portare appresso il componente della coppia, devono staccare questa coppia per una forma di egoismo, per una forma di che poi le costellazioni sono tante, però fondamentalmente una coppia spesso si separa perché ci sono dalle parti reciproche delle calamite che attivano diversi meccanismi di sensi di colpa, di calunnie, una serie di cose, ognuno mette quello che vuole, ma in linea di massima cominciano a far vedere male l'altra persona, fino a che riescono, creano un tal trauma, tale diffidenza, che alla fine poi ognuno torna e sono due falliti, perché alla fine la maturità consiste nella coppia, non nel ritornare alla famiglia, cioè a casa, capisci? Comunque, questi sono... Allora... conseguenze, abbiamo finito. L'isolamento sociale è una conseguenza, perché così mangiano da soli. L'evitamento nella socialità è importante, perché se tu non socializzi, ma che vita fai se stai da solo? La vita è relazione, sono relazioni sane. Ti scegli le persone con cui condividere le cose, ma la vita è condivisione, se no la vita non ha senso, non esiste, non ha senso. Con il passare del tempo diventa impossibile andare al ristorante, ci fanno un invito a cena, eccetera, quindi sono persone che però alla fine che fanno una vita patologica, al di fuori di ogni rapporto relazionale. La relazione è alla base della vita sana. Ti scegli gli amici che vuoi, le persone non è che devono stare nel mondo intero, però ti scegli quelle persone con cui tu hai una sana relazione e passi una parte del tuo tempo. Quanto è diffusa? E secondo voi è più diffusa tra gli uomini o più tra le donne? Uomini. Esatto, tra gli uomini. Ultimamente tutti gli stati. Allora, Donini hanno fatto una statistica e... insomma, questa è. La prevalenza è tra gli uomini piuttosto che tra le donne. Questo dato può essere spiegabile con la crescente diffusione di stereotipi culturali maschili, palestra, bell'aspetto, presenza, eccetera. La forma fisica maschile è importante, è in accordo con i dati relativi a un altro reggente di stupro, prevalentemente che interessate la vigorolessia, questa è una nuova, chiamiamola tra virgolette nuova, e la preoccupazione cronica di non avere un corpo sufficientemente muscoloso. È un'altra patologia, gente che sta ore e ore in palestra. L'incidenza dell'ortoressia in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero Italiano della Salute, per il tumore, in Italia le persone affette da ortoressia sarebbero 300.000 in Italia, a fronte di 3 milioni di pazienti con disturbi alimentari, con una prevalenza maggiore dagli uomini piuttosto che tra le donne, 11 contro 3%. Come fare diagnosi? Donini ha fatto una scala che è veramente, è finito, ha fatto una scala che è sulla scala di Brachman. Per esempio, una delle domande che tu fai a un paziente per vedere se è affetto di ortoressia,
Quando entri in un negozio alimentare ti senti confuso, sei disposto a spendere più di quanto pensi che non pensi di mangiare, cioè ti fai delle domande ed eccole qua. Testo l'adorazione orto 15 di Donini. Fai tutte queste domande e alla fine c'è il risultato. Un punteggio di 40, ma c'è quello più semplice, guarda, questo è migliore quello dopo, quello di Brackman è migliore. Perché è più piccolo, più corto, ma raggiungi la cosa. Ecco qua. Fino a 3 sì, hai un normale rapporto con il cibo, da 4 a 8 sei predisposto, da 9 a 10 sei gravemente affetto, quindi non è una patologia. Ma poi anche se riesci a contenerlo tu, perché io mi sono resa conto di una cosa, ogni volta che ho mandato qualcuno da qualcuno io me lo sono perso, quindi a meno che non deve andare dal chirurgo plastico, dal cardiochirurgo, se possiamo ce lo facciamo da noi se abbiamo le competenze, o se no ce le facciamo venire le competenze. Bravo. Ecco, questo è trattamento, questo è importante, sì. La psicoterapia solo questo che funziona, rifiutano. Se tu gli dici a uno che mangia bio, senti, vieni a mangiarti due cavoli che ho con... Per carità di Dio, no? Anzi, i cavoli, ok, sono antiossidanti al massimo, però bisogna dove l'hai coltivati. Una bistecca di manzo ti uccido, non sono capace a spararti. Vedi? In genere il trattamento dell'ortoressia dovrebbe avvalersi di un'equipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti, medici e dietisti attraverso un'azione integrata tra pazienti e la famiglia. Bisogna vedere sempre la famiglia. Allora, psicoterapia come cura e sostegno durante l'alimentazione ipocalorica. Quando uno fa una dieta non può essere lasciato solo a se stesso. È finita. Gli operatori sanitari, i media, il pubblico in generale devono essere consapevoli che senso di colpa e vergogna nei paesi dei pazienti obesi non sono uno strumento efficace per promuovere la perdita di peso. Perché uno dice, non ce la fai, cioè tu lo svergogni, no? Non ce la fai, non sei in grado, lo sfidi. Questa sfida è perdente, non fai nulla. Lo massacri come l'ha massacrato la famiglia all'inizio e durante tutta la vita, perché ha avuto una serie di fallimenti questa persona. Perché è una persona che non crede in se stessa, una persona che non è amata e non è vista dalla propria madre, ma non perché non... perché magari questa madre non è stata vista da sua madre e da sua nonna. Cioè noi poi in fondo proveniamo da due guerre, proveniamo da un mondo povero, dove il 1860 parla della Calabria, zone, dipende. Però quindi è una catena lunghissima, quindi non c'è cattiveria. C'è semplicemente uno stato in cui a un certo punto si deve interrompere questa catena. Una persona illuminata deve capire, aspetta un attimo, non devi colpevolizzare tua madre, tua nonna, cioè, non c'è neanche bisogno di dirglielo, però devi trovare il modo per capire e interrompere questa catena patologica. Perché per perdere o prendere peso solo con la dieta è una sfida perdente. Non si può pensare di ottenere un risultato puntando sull'inadeguatezza a portare al termine il trattamento dietoterapico. Sulla sfida, i pazienti si sentono schiacciati dalla loro impotenza e abbandonano ogni terapia. Questi pazienti hanno bisogno di accoglienza, hanno bisogno di capire perché si autodistruggono. Perché si autodistruggono? I pazienti devono essere trattati con rispetto e con sensibilità per evitare l'interiorizzazione della colpa e della vergogna, perché se un bambino non è accettato e non è capito e non è accolto dalla famiglia, si sente in colpa e si vergogna perché non dovrebbe nascere, sente che non, uno che non, come un bambino abbandonato in un orfanotrofio, che non capisce perché non ritrova le origini, è un bambino che è destinato a diventare un adulto, certo, malato, per dire mia madre mi ha abbandonato, io non valgo niente. Quindi se tu dici non sai fare la dieta, allora non fai niente, non fai che far consolidare, cristallizzare il suo senso di impotenza, di inferiorità. Inadeguatezza, certo. Bisogna dare sostegno e incoraggiamento, è necessario che ci sia una collaborazione tra nutrizionisti e psicoterapeuti. Attenzione qua, attenzione qua, un paziente che viene da voi e sta prendendo psicofarmaci, non fate che gli sospendete i psicofarmaci, perché succede un macello, per parlare in termini proprio molto popolari.
perché si scompensa completamente. Già se prende... Succede. Spesso sono proprio psicofarmaci che li fanno ingressare, li fanno mettere la... Ma non glieli puoi togliere, tu non glieli puoi... Se tu glieli togli è finito, cioè quello ti crolla e se la prende con te. Ma assolutamente. Sì, però è bene che stare... il paziente che tende a togliersi quando vede che ingrassa, arrivare... Sì, però tu medico non glieli devi togliere. Ah, quando anche fosse una blanda benzodiazepina, non gliela devi togliere. Attenzione ai pregiudizi verso chi va in psicoterapia e sfido che qualcuno di voi non pensi, uno, non voglio sapere chi, che andare in psicoterapia sia segno di debolezza. Molti medici, lasciamo stare il popolo volgare, ma molti medici, molti professionisti pensano che andare in psicoterapia sia un sintomo di debolezza. È una grande cavolata, perché andare in psicoterapia è come andare dal cardiologo se hai un problema cardiaco, come andare dall'urologo se hai un problema dall'altra parte, dall'ortopedico se ti sei rotto la gamba. Se non funzioni, prima di andare in TSO, prima di sbordellare completamente, ti devi curare. La psicoterapia bisogna sfatare, siamo noi i primi che dobbiamo sfatare questo luogo comune veramente grave, pesante. Io lo vedo anche in tribunale, no? Tribunale, separazione, che fa il marito o la moglie? Per genere il marito contro la moglie. Sta prendendo psicofarmaci, come se fosse il giudice, allora no, il bambino è... C'è una che va in psicoterapia, è una colpa. Il fatto che una madre vada in psicoterapia per me è rassicurante, perché c'è qualcuno che la contiene e le fa capire. Chi l'accusa che va in psicoterapia? Quella è la persona che deve essere tenuta un po' a bada, perché è una persona presuntuosa, ignorante, pericolosa. Ma noi lo vediamo tutti i giorni. Le persone che vanno in psicoterapia vanno di nascosto, come nel medico estetico. Di nascosto, non lo sa marito, non lo sa figlio, non sa nessuno, neanche chi deve fare la fattura, prendendo la prima, perché non lo devono sapere. Bravo. È così, Brenda? Sì, è così. E lo dobbiamo smettere con questa storia qua. Cioè, se uno ha avuto la disgrazia di avere una famiglia sballata alla nascita, perché questa famiglia a sua volta aveva un'altra famiglia sballata alla nascita? Perché proviene da un terremoto, da un maremoto, da un fallimento familiare, da un fallimento economico? Insomma, le ragioni possono essere tante. E sbrocca? E quindi quando nasce questo bambino, se è un momento di sbroccamento e non lo cura, quello va fuori di testa. Se si cura, significa che è una persona intelligente, consapevole, coraggiosa. Spesso volentieri, però io ti dico, perché me lo sono sentita dire tante volte, non è mica colpa mia, non sono io che ci devo andare. Ma questa è la resistenza, ma è normale, questa è la resistenza. Io ti spiego sempre che se tu che non sei in grado poi di affrontare la quotidianità, mica che ti ha creato un problema. No, ma neanche, secondo me nemmeno così, perché già tu lo schiacci davanti a una sua inadeguatezza. No, perché la vita purtroppo è fatta di queste cose. E quindi se... Secondo me non devi ragionare sul fatto razionale, ma devi giocare sulle emozioni. Io ho una paziente con cui sto giocando da anni con le emozioni. E mandala da uno psicoterapeuta, mandalo da uno che ha lo strumento. L'ho mandata dappertutto, lei ha mollato tutto. Ma ci sono pazienti che le devi lasciare andare. Cioè, pazienti. Una è la madre di quattro figli. Elisabetta, noi non siamo onnipotenti. Punto. Arriviamo fino a dove possiamo. Quando poi la problematica di un paziente interferisce con il nostro equilibrio e con la nostra, noi dobbiamo avere il coraggio di mollare. Perché se uno si vuole suicidare, tu altrettanto non puoi fare nulla, è una sua libera determinazione, cioè punto. Perché altrimenti è in gioco cosa? Altrimenti è in gioco qualcosa. Io ci devo riuscire. E allora entra in gioco la nostra problematica personale, che è la sindrome di onnipotenza. Io devo riuscire, allora devo puntare l'obiettivo su di me. Che cos'è che mi porta a pensare che per forza devo avere un successo? Posso anche fallire. Cioè, se io sono una persona tranquilla, posso anche fallire, perché non è detto che debba per forza. No, non in questo senso, io non ho questo tipo di atteggiamento. Non sto parlando di te, però sto parlando in genere, che a un certo punto dove non arriviamo dobbiamo mollare. Che mi dispiace conoscendo la situazione. Noi non possiamo avere dispiacere, Elisabetta, noi medici non possiamo avere dispiacere, il medico pietoso fa ammazzare il paziente. Sì, il medico pietoso. Non possiamo, noi non ci possiamo permettere questo lusso. Questo lo può permettere la moglie, il marito, la fidanzata, amante. Noi dobbiamo essere, cioè dobbiamo, secondo me, comprendere, aiutare, però se ci facciamo coinvolgere siamo finiti, penso. Ecco, questa è l'ultima diapositiva, penso che siate d'accordo che il principale scopo della vita è aiutare gli altri, e se non puoi aiutarli almeno non ferirli, e mi riferisco a questa qua,
attenti ai pregiudizi verso chi va in psicoterapia, non deridere o sminuire chi pensa di andare in psicoterapia o ci va già. Troppo spesso accade questo, perché ancora tra i medici esiste il pregiudizio.